Qui manca qualcosa. E serve qualcosa di delizioso. Fate attenzione, ragazze. Oh no! Quanto è lunga! E fa il giro del mondo in 1, 2, 3. Ma cosa? La mia gomma! Che giornataccia! Questo distributore per scotch è perfetto! Oh sì! Lo userò peraltro, ci metterò la gomma! Ora basta strapparne un pezzo! Wow, grazie Jen! Lì niente! Snack e film sono un sogno che si avvera! E non puoi avere uno senza l'altro. Ma le patatine sono già finite. Vorrei che avessimo una scorta infinita. Sì, magari. Una patatina salata seguita dalla glassa alla vaniglia. E soda, ovviamente. Chi va in cucina per prenderne altre? Sasso, carta, forbici. Accidenti! Ho tanta fame. Spero di riuscire a trasportare tutte queste cose. E ora la torta. Forse se sistemo le cose... La soda va qui. E le patatine sotto questo braccio. Andiamo, forza! Kevin! Kevin! È troppo divertente! Ci riproverò ancora una volta. Bene. Fin qui tutto bene. Adesso la torta. Basta, io mi arrendo. Ci deve essere un altro modo. Io lo so. Prendi un coperchio di plastica e fai un buco nel mezzo. Ricordi quella bottiglia da 2 litri? Usala per tenere il coperchio di plastica. Ora puoi versare gli snack dentro. È come avere una ciotola per spuntini portatile. È perfetta per le patatine, i cracker o altro. Non è fichissima? Qualcuno vuole della soda? Basta metterci alcune cannucce. Questa sì che è una merenda. Non ti dimenticare la torta. Sono un genio o cosa? Wow! Dai un'occhiata a tutta questa roba! Lily, ma è stata una tua idea? Sì! Ma è stata una cosa da niente! Sì, magari usi un solo piatto alla volta, ma nel corso di un'intera giornata si accumulano! Ehi, ma qui uno deve pur mangiare, o no? Ma che è con tutti questi piatti sporchi? E ora mi tocca lavarli tutti. Beh, diamoci dentro. Uno fatto e ancora un migliaio da fare. Ecco! Ma non ci posso credere! Che è tutto questo schifo? Sembra carta vetrata. Ehi, Lily! Dai un'occhiata alla maionese! Oh, Lily è diventata ossessionata dalle pulizie! Forse riesco a levarla! Puoi usare la maionese per pulire! Spremila sulla macchia! Quindi, usando uno straccio, strofina sullo sporco! Ehi, non c'è più! Basta un po' di olio di gomito! Wow, ha funzionato! Chiamami la regina delle pulizie! Accidenti, tutto questo studiare mi ha messo un gran bell'appetito, vero Mia? Questo pranzo è divino! E guarda un po'! Cioccolata, sì! No, era l'ultima rimasta, che peccato!
Niente di meglio di qualche carota per tirarmi su. Caspita, ma questa banana è del 2015, ma quanto c'ha? Di certo non me la metto in bocca. Aspetta, ho un'idea brillante. Metterò tutte queste noiose carote nella scatola vuota di cioccolatini. Oh, e non scordiamoci della banana. Sigilla il tutto e aspetta che qualcuno ci caschi. Chissà chi sarà la mia prossima vittima. Oh, ciao Vicky, come va? Beh, vediamo cosa c'è per pranzo. Forse sarà del sushi? O messicano? Oh, un panino e una mela. Pazzesco! Ehi, Mia, che ne dici di fare a cambio oggi? Beh, penso che si possa fare, certo. Ma questa vecchia banana non somiglia per niente alla cioccolata. E questo che cos'è? Carote! Ok, Mia, ma perché diavolo mi hai fatto questo? Ok, ridammi indietro il mio panino. No! Ma è mio! E dai, ho due esami questa settimana. Questa è la migliore cosa della mia vita in questo momento. Preso? Ma stai scherzando? Sto morendo di fame. Oh, questa è l'ultima volta che pranzerò con te, Mia, di sicuro. Mi vendicherò di certo, anche se fosse l'ultima cosa che faccio. Il prossimo fantastico scherzo riguarda tre cose che adoro. Coca-Cola, la soia e la Sprite. Ma per prima cosa facciamo un po' di magia, che ne dici? Vai avanti e versa della Sprite in un bicchiere. Ma riempilo soltanto a metà, mi raccomando. Adesso versaci dentro della salsa di soia. Già, hai capito bene. Una volta che si scurisce puoi smettere. Certo che sembra proprio un bel bicchiere di Coca-Cola, oppure no? Forse dovresti assaggiarlo prima, Vicky. Ok, di sicuro è Coca-Cola. Adesso che abbiamo chiarito, versa il miscuglio di Sprite e salsa di soia dentro una bottiglia di coca vuota con un imbuto. Mi raccomando, riempi fino alla fine così che sembri reale. Ok, ci siamo quasi. Adesso stringi il tappo e preparati per l'azione. Buona fortuna, Vicky! Ehi, Mia, che combini? Sto per tirare fuori la mia Coca-Cola fresca fresca. Oh! Sembra proprio l'ideale adesso. Ehi, che ne dici se ne bevo un sorso? Ma certo! Oh sì, vieni da me! Accidenti, spero che tu sia pronta per essere sommersa. Oh! Lo avevamo previsto, però. Abbastanza pesante, direi. Ma la buona notizia? Di certo hai assunto la dose giornaliera di sodio, Mia. Quando si parla di matematica, Mia conosce tutte le risposte. Oh no, per favore non chiamate me, per favore, io no! Ah, che cavolo! Ventotto? No? Sì? È 27, è giusto? Emi qui! È 36! Il prossimo è 36! Ok, capito, è 33! Veramente? Beh, ci ho provato. Lo sistemo io, insegnante, scelga me. Quando si tratta di multipli di 9, puoi letteralmente contare fino a 10, vedi? Quindi fai la stessa cosa, ma all'indietro da 0 a 10. Ah, è bello avere ragione, no? Aspetta, ho capito! Farò meglio a scrivere queste cose prima che mi dimentichi. Anche se questo trucco non funziona per tutte le tabelline, è comunque sempre utile trovare degli schemi nei numeri per aiutarti. Ah, un altro giorno, un altro bel progetto. Ehi, ma che problema hanno queste robe? Perché non tagliano? Non c'è niente di così frustrante come un paio di forbici che non fanno il loro lavoro. Psst, Sofia! Posso prendere in prestito le tue forbici? Per favore! Non credo proprio. Ah, certo che Sofia può essere proprio insopportabile. Ok, ma adesso come faccio? Beh, ho due righelli, forse posso usarli. Prendi due righelli come questi e incrociali come due lame delle forbici.
Inizia a tagliare la carta spingendoli su e giù mentre scorri per la pagina. Wow, come hai fatto? Funziona davvero! Tutto ciò che serve è un po' di creatività e usare ciò che ti circonda. Questo è ciò che si chiama ingegno.